Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, prof. Ste. Oggi è sabato, 1º giugno 2013, sono le 8:30 di mattina e come sempre vi do il benvenuto alla nostra videoanalisi settimanale. Prima di iniziare vi ricordo che sono aperte le iscrizioni al corso sul metodo prof. Ste. Tra l'altro proprio ieri ho fatto un post di approfondimento per chiarire un po' quali sono gli scopi del corso. In estrema sintesi, è un corso avanzato, molti di voi lo sanno, molti di voi si sono già iscritti. Per prenotarsi basta inviare un'email al mio indirizzo prof.ste@gmail.com. Valuteremo insieme se è il caso o meno di partecipare al corso nell'edizione appunto che si terrà a Torino il 24 e 25 giugno prossimi, in base anche alla vostra preparazione e a quelle che sono le vostre aspirazioni. Ringrazio nel frattempo tutte le persone che si sono già prenotate. Si preannuncia un corso assolutamente speciale, un po' come lo sono tutti, ma sempre un pochino di più, perché i risultati che stanno arrivando dall'anno ormai in cui ho ripreso l'ultimo, i corsi, si stanno facendo vedere, non solo le vittorie e i piazzamenti più che egregi dei miei allievi alle varie competizioni che poi contano fino a un certo punto, ma soprattutto il modo come molti di voi stanno approfittando di questi mercati e delle opportunità che gli stessi offrono. Tra un attimo andremo a vedere quello che è accaduto in questa settimana, sicuramente qualcosa di molto interessante. Ma, e di nuovo, vi ricordo, prima di iscrivervi al corso, per favore leggete il post che ho fatto appunto sul blog di approfondimento, perché chiarisce un pochino quelle che sono le tematiche e gli scopi del corso stesso. Detto questo, andiamo a vedere quello che è successo in questa settimana. Allora, abbiamo annunciato tempo fa, e con una puntualità veramente, come dire, istantanea, precisa, l'inizio di un tubi top. Il tubi top è sostanzialmente un doppio massimo, come potete andare poi a verificare sul libro che trovate gratuitamente insieme a tutto il materiale sul sito e che è un prerequisito, tra l'altro, di partecipazione al corso. Eventualmente, per chi mi conoscesse poco, potrebbe eventualmente partire da qui. Prima volta su Prof. Ste. ci sono tutta una serie di link che vi introducono al metodo Prof. Ste., ivi incluso il libro che è completamente e come sempre gratuito, che trovate, potete scaricare e leggere. Sul libro parliamo di questi pattern di inversione, ne parliamo in modo approfondito anche al corso. In sostanza, quello che si è avuto qui è un tubi top sull'Eurostoxx, mentre sul DAX abbiamo avuto una U-turn. Ecco, lo abbiamo annunciato in modo assolutamente puntuale proprio in questa giornata, cioè il 28, perché gli elementi c'erano tutti. Da tempo era atteso un ritracciamento, da tempo era dovuto, l'abbiamo detto tante volte, un ritracciamento. C'è stato una sorta di consolidamento intorno ai massimi e poi nel giorno 28 maggio è partito questo tubi top o U-turn sul DAX, che tra l'altro ha avuto uno sviluppo molto marcato proprio nella giornata di venerdì 31. Come vedete, c'è stata una spinta ribassista molto forte sull'Eurostoxx, ma anche sugli altri indici, come vedremo tra un attimo. È chiaro che il ritracciamento è dovuto per il fatto che gli indici venivano da un periodo di risalite molto marcato. Lo sappiamo perché tutto il mese di maggio e gran parte del mese di aprile sono stati caratterizzati proprio da questi continui rialzi. Sappiamo bene come, continuo a ricordarlo, c'è un piccolo gap interno alla congestione precedente sull'Eurostoxx del gap del 29 aprile, che per pochi tick è rimasto aperto. Quindi è assolutamente importante tenere presente che eventualmente il ritracciamento, se da un lato ha come obiettivo naturale i massimi della congestione di gennaio, l'abbiamo detto tante volte, potrebbe nel caso dell'Eurostoxx entrare per un attimo nella stessa, rientrare per un attimo nella stessa, andare a chiudere questo piccolo gap del 29 aprile e poi ripartire a rialzo. Questo sarebbe il comportamento, diciamo così, ideale. Teniamo d'occhio sempre anche il DAX, anche qui ritracciamento avrebbe come obiettivo naturale i massimi del 2013. Il DAX è sempre un pochino più avanti, lo vediamo rispetto allo Stoxx, perché lo Stoxx è più vicino ai massimi 2013 che
il DAX è un pochino più lontano, da qui quindi il DAX potrebbe immediatamente ripartire laddove l'Eurostoxx, ripeto, potrebbe in modo salutare concedersi un rientro nella congestione per chiudere questo gap e poi da lì assolutamente subito ripartire rompendo di nuovo a rialzo la congestione e poi se di vera positività si tratta, quella a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, dovremmo immediatamente tornare su questi massimi in area 2008 di Eurostoxx e superare i massimi precedenti. Stessa cosa per il DAX in area 8500. Quindi gli elementi sono abbastanza chiari. Allora, torniamo ad analizzare un pochino il pattern di inversione to be top o U-turn, che sostanzialmente è come fosse, la facilitiamo al massimo, un doppio massimo, perché il pivot è proprio il minimo del giorno 24. Vediamo che proprio nella giornata di venerdì 31 l'Eurostoxx ha avuto una spinta ribassista che è praticamente arrivata a pivot. Allora da qui il pattern verrà confermato solo se ci sarà un prosieguo nelle prossime sedute di penetrazione di questo minimo, quello del 24 maggio, che appunto è il pivot della pattern di inversione. Vedete che sostanzialmente ieri è arrivato con una puntualità impressionante a pivot, adesso dovrebbe proseguire al ribasso e poi da qui si potrebbe innescare un ritracciamento che proprio sul pivot troverebbe il livello naturale da cui poi si dovrebbe ripartire verso il basso. A quel punto i massimi precedenti del 2013, i massimi precedenti della congestione sono l'obiettivo naturale e poi abbiamo detto nel caso dell'Eurostoxx sarebbe anche auspicabile un rientro nella stessa per chiudere il gap del 29 aprile. Ripetiamo tutto per il DAX perché è abbastanza simile, allora il DAX è sempre un po' sovraperformante rispetto all'Eurostoxx, vedete che non è ancora arrivato a pivot, il pivot del pattern, che in questo caso è una U-turn, poi andate sul libro ad approfondire di cosa si tratta, ma comunque di base il pivot è ancora un pochino distante, quindi il primo obiettivo naturale è sicuramente il pivot che poi va attraversato, un eventuale ritracciamento porterebbe allo stesso pivot, e poi si andrebbero a testare i massimi del 2013 precedenti come obiettivo naturale. Come sempre, ricordatevi che il FIB fa storia a sé: il FIB non ha ancora superato i massimi del 2013, li ha solo testati. Ma lo vediamo molto bene anche qui: il FIB continua per una serie di ragioni ormai note a fare storia a sé. Quindi non dico di non seguirlo, ma ne abbiamo parlato tanto anche sulla pagina Facebook. Con gli aggiornamenti in tempo reale che molti di voi apprezzano, e di nuovo vi ringrazio per gli apprezzamenti che sono una vera e propria applicazione del corso minuto per minuto in tempo reale, quindi aperti a tutti, anche a chi segue solo dal sito, dai video, dal libro e dalla pagina Facebook, il metodo Prof. Se, perché come sempre dico è possibile impararlo in modo autonomo e completamente gratuito senza frequentare il corso. Dicevo, ecco che quindi la preghiera che vi faccio è di tenere sempre il FIB d'occhio, per l'amor di Dio è corretto farlo, ma in secondo piano perché dovete sempre partire da Stoxx e DAX, qualunque sia il titolo su cui poi effettivamente andate a fare trading. Andiamo a vedere il Bund che sappiamo bene come avevamo detto, obiettivo naturale della discesa che avrebbe confermato i rialzi sugli azionari era questo gap, ricordate quest'area di gap che proprio questa settimana è stata chiusa. Quindi la chiusura del gap avvenuto nel marzo scorso, questa grossa area di gap che avevamo annunciato quando eravamo ancora qui in alto, come obiettivo naturale di un'eventuale conferma della positività degli azionari, è avvenuta proprio in questa settimana. Adesso il Bund si sta un pochino muovendo, ha tentato, vedete, un movimento di poco rialzista a conferma delle piccole discese che finora abbiamo verificato e cui abbiamo assistito sugli azionari. È chiaro che c'è questo piccolo gap qua in alto, ecco ve lo faccio rivedere perché ne avevamo parlato sulla pagina Facebook, che vi prego di seguire per gli aggiornamenti in intraday. Il gap è quello del 10 maggio scorso, vedete il 10 maggio il massimo era 144,46, mentre il giorno prima, 9 maggio, la chiusura è avvenuta a 145,81. Quindi per pochissimi tick, vedete da 145,66 a 145,81. Questo gap sul Bund è ancora aperto. Il massimo che ha fatto qui era 145,74, quindi per soli 7 tick
il Bund vede ancora aperto questo piccolo gap. Che cosa significa questo gap? Significa che se il Bund dovesse risalire a conferma del ritracciamento che si è avviato sugli azionari, che stiamo inquadrando con il pattern di inversione to be top o U-turn, ecco, vedrebbe come obiettivo naturale la chiusura di questo piccolo gap. Quindi teniamolo d'occhio, perché se il Bund iniziasse a salire, parallelamente al ritracciamento degli azionari, un obiettivo naturale potrebbe essere proprio questo piccolo gap ancora aperto dal 10 maggio scorso. Poi da qui, se gli azionari come obiettivo naturale raggiungeranno i massimi precedenti del 2013 ed eventualmente e idealmente lo Stoxx dovesse riuscire a chiudere il gap del 29 aprile scorso, ecco, da qui il Bund dovrebbe a sua volta ripartire verso il basso, a conferma, ripeto, di una ripartenza verso l'alto degli azionari che a sua volta confermerebbe la positività che più o meno dall'inizio dell'anno sta coinvolgendo i mercati azionari. Attenzione, non perdiamo d'occhio anche quello che avviene negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, lo sappiamo, con l'S&P 500 hanno battuto un record storico dietro l'altro, c'è molta positività, anche il Nasdaq è salito tanto, ma sugli Stati Uniti, o meglio, anche negli, perdonate, negli Stati Uniti, abbiamo lo stesso pattern sostanzialmente di U-turn in questo caso, eccolo qui, sull'S&P 500 e sul Nasdaq. Questo ci aiuta molto nel giudizio, ci aiuta tantissimo, perché, e ripeto, mi raccomando la base teorica forte, non siete obbligati a fare il corso. Sul sito c'è tutto quello che vi serve per poter seguire il metodo Prof. Ste, impararlo, apprenderlo e applicarlo con profitto, ma dovete studiare, questo è importantissimo. Quindi andate sul sito, lo ripeto, qui a destra c'è tutto quello che vi serve per iniziare. Poi, chi di voi vuole avere un approfondimento ed essere seguito personalmente, ovvio, verrà eventualmente al corso, ma di nuovo lo potrà fare solo quando sarà preparato a sufficienza. Quindi, se non sarete eventualmente ammessi al corso di giugno, non c'è problema, il corso verrà ripetuto a settembre, verrà ripetuto a dicembre, ma quando e se venite al corso, pretendo, e scusatemi perché non voglio risultare antipatico, ma lo faccio per gli altri partecipanti e per voi stessi, pretendo che siate assolutamente preparati e in grado di sfruttare al meglio gli insegnamenti del corso. Tra l'altro vi ricordo che per chi lo ha già frequentato, come sempre è possibile rifrequentarlo al 50% del prezzo di iscrizione, quindi come sempre accade, poi molti tornano perché il corso non è mai uguale, anche il programma non è stilato con precisione, perché ogni corso è un evento a sé. Ecco, lo capite bene questa settimana comunque che o da soli o col corso o come volete, la preparazione teorica è fondamentale. Vedete quanti temi ci sono in ballo, quindi è ovvio che dovete avere una base teorica forte per poter seguire i temi del mercato. Ricordatevi sempre, è importante capire quali sono i temi del mercato e seguirne l'andamento, dallo sviluppo degli stessi, trarre il giudizio per poter poi agire a livello operativo. Questo è fondamentale. Quindi, ripeto, i pattern presenti su DAX e Stoxx sono molto chiari, cioè ci offrono dei punti di riferimento oggettivi. Se il pattern di inversione dovesse confermarsi, avremo come obiettivo naturale il retest dei massimi del 2013, l'eventuale, come speriamo, chiusura del gap interno alla congestione del 29 aprile sull'Eurostoxx e da qui, come speriamo, una ripartenza verso l'altro. Non stiamo facendo previsioni, però è ovvio che speriamo che i mercati salgano e che la crisi, sia a livello finanziario, ma soprattutto a livello economico e nell'economia reale, finisca. Questo è il nostro auspicio. E ci auguriamo che i mercati finanziari anticipino quella che poi sarà una fine della crisi anche nell'economia reale. Ed è per questo che, ripeto, una volta chiuso il gap sull'Eurostoxx, sarebbe auspicabile che si ripartisse verso l'alto e si superassero i massimi precedenti, cioè quest'area di massimo che stiamo vivendo in questo periodo, nella zona così importante dei 2800, che più volte avevamo anche questo ricordato. Parallelamente sul Bund seguiamo quello che accade per conferma sugli azionari e sui mercati americani, dicevo, abbiamo due bellissime U-turn, bellissime perché sono molto chiare e molto facilmente seguibili. Allora, la U-turn sul S&P 500 vede nel minimo del 23 maggio il pivot, che è questo qui,
Ok? E che è stato ieri superato di slancio proprio nella giornata di venerdì 31. Questo è quello che accade con una U-turn da manuale, mi verrebbe da dire. Sul S&P 500, vedete il minimo del 23, che è il pivot della U-turn. Attenzione perché sugli europei il minimo e pivot è quello del 24, mentre sugli americani è quello del 23. Vedete che il Nasdaq è ancora un pochino indietro, quindi seguiremo poi nelle prossime sedute, vedremo la tematica U-turn, se effettivamente anche il Nasdaq arriverà a pivot. Poi dovrebbe, come detto, superarlo, come ha fatto qui l'S&P 500, da qui dovrebbe partire un eventuale ritracciamento, ritestare il pivot e ripartire poi verso il basso per, se volete anche qui, fare un ritracciamento un pochino più approfondito. Benissimo, direi che i temi sono assolutamente sul piatto. Mi raccomando, partite sempre dalla videoanalisi perché vi dà una prospettiva su quello che sta accadendo, poi fate le vostre analisi sui vostri grafici e quant'altro e mi raccomando, non perdete tempo, ma studiate tanta, tanta, tanta teoria.